ci ritroviamo in una piazza ed è importante e fondamentale. Dobbiamo assolutamente riaprire il confronto e salvare questa riforma che sembra essere stata messa su un binario morto, ma è fondamentale per il settore dello sport. Tutti quei lavoratori che fino ad oggi operano senza il benché minimo diritto e la benché minima tutela, nelle difficoltà di un settore abbattuto dalla pandemia, fermo da tempo immemore, appena ripartito e non può ripartire in queste condizioni. Oggi siamo qui per far valere i diritti dei lavoratori sportivi, per riprenderci la nostra dignità in mano. Siamo qui per far valere la riforma della legge, la legge deroga della riforma dello sport, e siamo qui per salari degni, per diritti lavorativi. Io sono una istruttrice di nuoto e assistente bagnanti e ho avuto problemi sul posto di lavoro perché ho segnalato delle falle sulla sicurezza e anche delle falle contrattuali. Ho provato a far riconoscere qualche diritto nei nostri contratti, ma non è stato possibile, non sono stata ascoltata. Come collaboratori sportivi vorremmo riuscire a rivendicare, ad ottenere quello che per anni non ci è mai stato concesso, che sono praticamente i nostri diritti e le nostre tutele. Io sono una lavoratrice sportiva nell'ambito del nuoto soprattutto, insegno nuoto, insegno fitness in acqua, però in 40 anni di lavoro ho dovuto vedere le mie condizioni pietose senza mai poter rivendicare quello che fossero i miei diritti. Con la proposta di questa riforma si spera che si riesca a raggiungere il nostro obiettivo, cioè di essere riconosciuti innanzitutto come lavoratori a tutti gli effetti e poi soprattutto di poter essere tutelati come tali. È fondamentale essere qui e dobbiamo continuare ad esserci fin tanto che non riusciamo a riaprire il confronto e a portare la riforma in atto, a dare per la prima volta i diritti e le tutele ai lavoratori.